Bene, seconda parte del video. Ora Fabio ci illustra come funziona il Celeron G5905 con la sua scheda, con la AMD Radeon Pro W5500. Ok? Vai regia. Ed eccola qua. Abbiamo montato la Fire Pro, non la Fire Pro, la Radeon Pro W5500. Lo so, è un crimine, non si fanno queste cose. Una scheda così con un Celeron, però non avendo di meglio. Giuro che la prossima volta prenderemo un processore più serio, prendiamo almeno un i5, ok? Abbiamo Fusion 360, facciamo un piccolo disegnino Facciamo un vaso. e facciamo un vaso, vediamo. Un vaso speciale, spettacolare lo facciamo. Facciamo un vaso rotondo. Vabbè, scherzando, si potrebbe anche fare quadrato un vaso. Abbiamo Fusion e sovraccarichiamo un pochino il processore, vediamo come si comporta questo processore. Ok, avviato Fusion, mettiamo il nostro piano, ce lo selezioniamo, selezioniamo il piano alto così facciamo una quadratura del cerchio. Ok, selezioniamoci il punto centrale per fare uno schizzo, quindi ci selezioniamo schizzo, il piano che vogliamo usare e facciamo un bel cerchio. Facciamolo 80 mm, va più o Vai, meno. 80 mm va bene, dai. Ok, se riesco a scrivere 80, perfetto. Ok, 80. Ora ci creiamo un piccolo arco per fare la nostra costruzione del vaso. Questo sarebbe un disegno esterno. Sì, fa dare la geometria al nostro vaso. Ora con questa funzione praticamente noi ci selezioniamo l'arco che abbiamo selezionato, il punto centrale dove vogliamo far ruotare, e da qui mettiamo quanti di questi archi vogliamo intorno al cerchio. Noi arriviamo a 8, 9, Se ne aggiungessi altri diventano più 10, piccoli. si intersecano e viene brutto. Così va abbastanza bene, l'unica cosa dobbiamo unire i punti. Quindi ora gli diamo l'ok per questo, spostiamo il punto e lo intersechiamo. Va benissimo, perfetto. Ok, ora ci riselezioniamo il cerchio centrale e lo mettiamo come linea di costruzione, così non viene nell'estrusione. La linea di costruzione viene estrusa. Terminiamo pure lo schizzo, perfetto. Questa sarebbe la base. Sì, ora ci selezioniamo la figura e prendiamo dalle forme, facciamo una piccola estrusione. Così vediamo un attimino come viene. Facciamo un'estrusione di 2 mm, dovrebbero bastare, dai. Sempre la spessura della base. Sì, facciamo che la partenza più che la base, non è proprio la base, è la nostra partenza, così la puoi vedere, vedi? Ora da qui, con il tasto modifica, come dicono in inglese modify, ci selezioniamo il piano dove siamo arrivati, doppio clic e con la freccia ci estrudiamo un altro pezzo, tiriamo su, col punto centrale possiamo poi dopo allargare o stringere la nostra forma, come stiamo facendo adesso. Estrudiamo un altro pezzo, un po' così ad occhio, poi si può sempre modificare, e lo sagommiamo come più ci piace a noi. Stringiamolo un pochettino, ok, perfetto. Questo è già rotondo oppure Sì, è solo l'effetto grafico che... no, è già rotondo, te lo fa vedere così in effetto. Ora stringiamolo ancora, stringiamo, detto, perfetto, così ci spostiamo un po' per poter vedere. Ok, estrudiamo ancora un altro po' del vaso. Perfetto. Ok, io lo stringerei leggermente. Massima. Estrudiamo ancora un po', lo stringiamo.
se riesco a selezionarlo. Aspetta, ingrandisco un po' perché non riesco a pinzarlo. Mi sposto un po', ok, perfetto, l'ho pinzato, ora lo stringo ancora un po' per dargli la forma e la parte sopra invece Allarghiamo. l'allarghiamo leggermente, sì, così diamo un po' la forma più bellina. Ok, ora il nostro faso esternamente è fatto, però se lo guardi sotto rimane aperto, continua a vedersi, quindi ci andiamo a selezionare il perimetro di sotto. Perfetto. E ora con la funzione di modify, riempi foro, lo chiudiamo. Perfetto. Così non esce l'acqua. Esatto. Ok. Ora gli diamo mantieni spigolo, così ci mantiene il nostro piano perfetto a spigolo, e gli diamo ok. Ora il nostro vaso è bello che fatto, bel che fight, come dici te ogni tanto. Alle fight, eh? Belle sì. E voilà. Lui sul mappiamo un case. Così è il nostro bel vaso. Se vogliamo fare un altro piccolo lavoretto, mo gli diamo un'angolazione. Ti faccio vedere come fare. Ci selezioniamo il nostro vaso tranne il primo perimetro, lo ruotiamo e Fusion mi fa sempre arrabbiare. Non mi seleziona alcune parti, quindi me le devo andare a selezionare io manualmente una per una. Un po' un lavoro di pizza, non so perché mi fa questo lavoro, lo dobbiamo leggermente ruotare, ci andiamo a prendere le varie facce che non ha preso. Devo dire che la scheda si comporta molto bene, lo vedo molto fluido. E gli diamo le ultime facce. Se pensiamo che c'è un Celeron sotto. Ok, ora abbiamo il nostro vaso e gli diamo la rotazione. Facciamo un 45 gradi, dai. Sta ruotando il pezzo di sotto. Allora, il pezzo di sotto in teoria rimane fermo e ruotiamo tutta la figura. Però tu vedrai la rotazione, vedi, sono nella parte di sotto. Ora selezioniamoci le altre figure e diamogli man mano un'altra spirale. Le solite facce non selezionate, andiamo a prendercele. Va già bene che si comporta bene, guarda, me le fa selezionare tutte abbastanza fluido, non mi dispiace. La scheda grafica fa il suo bel mestiere in Sì, sostanza. Eh? non mi lamento. Perfetto, gli diamo altri 45 gradi di inclinazione e voilà. Ora lo raddrizziamo di nuovo e si può già iniziare a vedere un po' l'effetto da sotto. Ok, andiamo avanti con il lavoro. Ci selezioniamo le altre facce rimanenti. Ora lo dobbiamo ruotare perché vi sono i punti che non prende. E tac, tac, tac. E voilà. Ancora con le tre facce lì e ci siamo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, eh? Devo capire perché mi fa questo lavoro. Qui un po' mea culpa devo fare. No, 50 sono troppi, 45, perfetto. Ok, riattrezziamo. Ok, andiamoci a prendere gli ultimi due piani. Voilà. Le ultime facce, tac tac tac, voilà, ancora quel pezzettino di là Cioè, e lui ha praticamente ruotato solamente le parti selezionate, in sostanza. sì, Quindi, se no, verrebbe fuori una schifezza. esatto, qui ho toppato, ho cliccato nel vuoto, ma ha cancellato tutto, ora me le riseleziono e voilà. Sì, se no verrebbe deforme, va. Sarebbe bruttino, invece così, selezionando le varie facce, rimane tutto uniforme. Prossimo disegno gli mettiamo anche un manico. Si può anche fare. Però la bellezza del vaso è vederlo così. E voilà. Ok. Ora prendiamo
l'ultimo piano, se riesco, perché mi sono fissato a prenderlo lì, devo scendere un po' più sotto, perfetto, preso. Ok, prendiamo tanto le facce che mi mancano. Ok, prese le 4, va benissimo. Ultima rotazione, vediamo. Sì, alto, così ci piace di più. E lo ruotiamo di 45 sempre. Voilà, perfetto. Ok. Il vaso è fatto. E il vaso è bel che fight. Ok. E voilà, questo è il nostro vaso, bello che è fatto. Qui vediamo che c'è un corpo unico che non ce lo fa selezionare. Se lo vogliamo selezionare dobbiamo terminare come ho fatto adesso. E vedi, qui ti dà sempre il corpo unico, però te lo fa prendere sotto, te lo fa salvare in formato STL. Questo per stamparlo poi. Esatto. Stamparlo in 3D. Esatto. Qui ce lo salviamo, mettiamolo in desktop, dov'è? E sopra, eccolo là, ce lo salviamo in desktop, lo chiamiamo vaso, perfetto, e voilà, è il nostro vaso, è già bello che è salvato. Ok, ora ci apriamo lo slicer e ci importiamo il nostro vaso. Portiamo il modello, vaso, e voilà, questo è il nostro vaso. Qui ti diamo con lo slicer, ci sono già tutti i parametri, giusto per far vedere, e via. Temperatura di cosa? Di estrusione del filamento, della plastica, quando la fonde è stampante. Qui lo mettiamo un po' sotto d'occhio, povero Celero. Adesso magari vediamo un po' quanto sta consumando. Allora, per vederlo dobbiamo... Gestione e applicazioni, può essere quello. Vabbè, ce lo vediamo, dai. Vediamo cosa fa. Sta slicando, completato. Salvataggio del file di stampa. Sono dimenticato di mettere lo spazio in mezzo. Ok, vediamo quanto ciuccia. Vediamo un po'. Dettaglio. Non sta anche... Sì, sta stressando un po' la CPU, ma anche perché sta girando... lo screen recorder, diciamo che metà della CPU ce la sta mangiando Video Maker. Ok, carino, mi piace, lo compro. Quanto costa? È venduto, già venduto, è stato ordinato. Questa serve per vedere come sarebbe, esatto, qui vedi com'è venuta la stampa. E voilà, appena, eccola qua, qui vedi i vari layer, come è stato creato. Qui, nella fretta per farti vedere, ho dimenticato di togliere il riempimento, quindi praticamente ho fatto un vaso pieno, non è vuoto. Non è vuoto, è un'opera d'arte comunque, dai. Vabbè. Si può svuotare? Sì, certamente, bisogna fare un altro slicing? Sì. Allora, si fa una piccola modifica qua. Allora, gli togliamo. Allora, l'estrusione la lasciamo a 0,4. Si potrebbe anche allargare un po', però lo lasciamo lì. Gli... Questo sarebbe? Allora, quelle sono le pareti inferiori. Quanti layer vogliamo fare? Qui le superiori, visto che il vaso deve essere vuoto sopra, mettiamo 0. Riempimento lo togliamo del tutto, quindi il vaso rimane totalmente vuoto. Zero.
layer sì, 0,1 in altezza, ci metterà un po' la vita a farlo. Stamparlo? Sì, da 0,1 viene una qualità abbastanza buona perché viene molto fine, però. Allora, qui 0,4, ma sì, facciamolo così, va bene così. E allarghiamo solo un po' le pareti, ne facciamo un po' di più, facciamo sì, 3,5x4, fa più o meno 1,5 mm lo spessore del vaso. Ok. Direi che ci siamo. Ora facciamogli un altro slicing. Questo è per svuotarlo in sostanza. Sì, praticamente dove ho messo i parametri così adesso lo svuota. Non c'è più il riempimento di prima, vedi il vaso vuoto. Vediamo quanto consuma. Siamo più o meno ai livelli di prima, no? Sì, sì. Cioè, un pochino meno anche. In teoria già conosceva il modello, quindi ci ha messo di meno. E essendo svuotato assorbe molto meno. Ok, infatti vedi che è fatto molto più in fretta di prima. Ok, questa è la nostra anteprima. Vediamo com'è venuta. È uguale al nostro vaso. Come puoi vedere, è vuoto. È vuoto. Si vede anche di layer. Invece i colori che significano? Allora, ora ti faccio vedere. Per me è tutto un concetto nuovo, eh. Allora, qui i colori li vedi poi di lato, ruotandolo, c'è il verde e ti fa vedere la parete interna. Poi c'è l'arancione, il riempimento che è stato fatto all'interno e poi, vabbè, il marrone che è l'esterno. L'esterno. E boh. Questo è tutto il vaso. Voilà. Voilà. Ok, lo compro, dai. Quanto costa? Perfetto. Va bene, ok. Bene, così abbiamo visto come funziona questa stupenda scheda, la Radeon W Pro 5005, capolavoro di ingegneria tecnologica. Ringrazio innanzitutto Fabio che ha collaborato per lo sviluppo di questo clip, di questo video. E giusto per dire due cose su questa video, su questa scheda video, sappiate che costa il doppio del doppio, tutto il resto della build. Processore, case, scheda madre, memoria, RAM, tutto quanto insieme costa la metà, meno della metà di questa roba. Vabbè dai, la modellazione purtroppo costa caro. Serve per fare cose molto ma molto utili, piuttosto che il gaming. Ognuno poi spende i soldi, come dico sempre, come meglio crede, come vuole, faccia come gli pare, piace, soldi sono suoi, eccetera, eccetera. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio nuovamente Fabio che ha collaborato, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un like e condividete questo video con i vostri amici, con chi vuole fare modellazione, giusto per avere un'idea di come funziona, ok? Al prossimo video allora, ciao ciao!